dopo aver sconfitto il boss, ha fatto un attimo un piccolo momento di pausa, scusate, ma il negozio, quindi qualche giorno non riesco a fare video, quindi inizieremo il DLC. Il DLC del gioco. Vediamo cosa succede. Ah, were you guided here by kindly Mikula? I am Leda. And like you, I was guided by faith along his honorable path. Touch the withered arm, and you too will be transported to the realm of shadow where Mikula the Kind now dwells. My compatriots are there already. Like us, they have heard kindly Mikula's call. If you can find them, they are certain to lend you aid. Come now. Touch the withered arm. I will not be far behind. Non si mi dice qualcos'altro? Come now. I will not be far behind. Ok, non mi dice niente. Vediamo cosa succede se io faccio la grazia. Ah, ancora qua. Non è andato. Come now. I will not be far behind. Ok, dobbiamo mettere il braccio avvizzito. Credo che ci fosse una cazzina. Invece lo schermo nero. Oh! Allora, la prima cosa che ci serve è mettere... molto semplice, eh? Non arriva molto... così. Invece che una cazzina sarebbe stato più carino. Allora. Si vede già tanta roba, eh. Mamma mia che roba. Io lì dovevo... L'immagine qua ci vuole, eh. Le nuove terre del branco, mi venivano da dire. Piana dei sepolcri. Nei prati di sepolcri spiritici, ma sarebbe la creazione di oggetti facilmente reperibili in tutto il regno dell'ombra, anche se il suo sapore aspro lo rende incommestibile per gli umani. Ah, avevo trovato anche la manna della ammazza presagi. Sì, avevo fatto un attimo un viaggettino delle terre del villa vulcano. Causa sanguinamento. Interessante. E questa enorme è composta da una fila di corpo di corna mozzate. Corna causano sanguinamento imprevisto. Pure dei colpi. Ok. Può essere interessante come arma. Prodotto in questa zona. Allora, il nostro obiettivo per iniziare la espansione, diciamo, l'espansione della nuova terra, bisogna andare qua, assolutamente. Perché così almeno abbiamo... Guarda un po' chi vedo lì sopra. Chi c'è? Qualcuno che vuole farci qualche scherzetto. Perché non devo colpirti? Vediamo veramente
uno né un niente, eh. Mannaggia, mi ha preso. Non gli tolgo proprio niente, però. Ma porca vacca. È fortissimo, però. Non so più perché sono delle nuove terre, ma... mannaggia. No, però... mannaggia. Ma finiscila. Una spezzata. Bene. Sì, ci stava l'idea. Subito! Subito! Mannaggia, ma che culo è? Subito, pam! Al primo colpo. Arma delle lame di sventura. Mascherate lame rovesciate. Circolate il cubo 8, affilate di forma ondulate, disseminate di punte che forniscono il sanguinamento. Il gruppo di asceti la usava come oggetto rituale in danze di autoflagellazione, la speranza di elevarsi a divinità tutelari. Danza mortale, impugno una lama circolare con ciascuna mano e fa pezzi i nemici, ruotando verticalmente, premi di nuovo per eseguire un calcio ad ascia strumentale. Fammi provare, ma questa è posso dire, è una fortuna spacciata, trovarla già. Bisogna capire dove l'hanno messa, è un'arma speciale. Ah, l'ha messa qui. Fammi un attimo vedere. Possiamo usarla? Fatemi vedere un attimo com'è. Allora. Molto, molto veloce. Metto il nostro scudo. Facciamo così. Adesso abbiamo doppia arma. Non è male. Direi non male. Non male, direi. Non male. Come arma, ci sarebbe solo da darle un potenziamento. Non male. Allora, di solito... vabbè, magia, potrebbe essere così. Tanto noi abbiamo sbloccato. Questo qui mi ha dato subito un oggetto. Mi ha droppato un bel po' di oggetti. La sua arma. Subito. Appena arrivato ho droppato già la sua arma. Bene. C'è già gente strana qua. Sicuramente c'è da esplorare un bel po' di oggetti. Un bel po' di cose. Prima di tutto si va ad esplorare, si va a prendere la mappa. Come prima cosa.
sempre le solite pecore. Diciamo che è un posto interessante, eh? La mappa. Mappa della pianta del sepolcro, con una tetra landa ricoperta di sepolcri spiriti degli araldi del corno, si erge a nord-est, mentre l'intera regione è devastata dalle straziante ferite della... Ok, qui abbiamo trovato dei funghi carnosi. Ok, molto interessante, molto molto interessante. Finalmente abbiamo trovato la mappa. La mappa dei sepolcri. Tanta roba, direi, abbiamo da fare qua. Facciamo una piccola esplorazione. Potrei già chiamare un amico. Chiamiamolo, almeno ci dà, ci fa da guardare dal corpo, almeno così possiamo esplorare bene le zone. Perché vedo che il danno non è che ne faccio tantissimi, quindi sarà bisogno, loro me ne fanno molti. Allora, lanciatore di sassi. Questa gente, ma sono spettri? Guardate a capire se sono spettri o no. Ora qualcosa da esplorare qua. Vedendo le cose sì. Facciamo questa piccola esplorazione. Sappiamo che per esplorare bene ci servirà poi il cavallo, poi lo prenderemo. Andiamo a fare un posto un po' di attrezzatura. Qualcosa, preferisco non... Anche i cani ci sono, sono le balle. Ma guarda un po'. Pure i cagnetti. Allora, non so se... Tanto adesso abbiamo il nostro guerriero. Allora, vediamo un po'. Facciamo questa parte così almeno ci liberiamo di un posto. Ok. Scudo. Chi è che mi lancia le cose? Maledetto. Guarda un po', i sassi fanno più male del...
qui si fa. Sicuramente qui servirà per usare il cavallo per dare un'esplorazione migliore. Che lì non c'è niente. Lì non c'è nulla. Se lui se ne va, adesso voglio andare a trovare un'altra grazia dove c'è quel portone. Lasciamo stare il nostro amico fiammeggiante. Spero di non aggravarlo. Che l'esplorazione voglio fare. Allora, pure lì, eh. Ok. Il nostro obiettivo era arrivare qua. E insomma non abbiamo niente ancora. Ok. Oh oh! La frammenti del lobo sono destinati nel regno del lobo. Consumali nei luoghi di grazia per rafforzare la tua benedizione dell'arma. Dell'albero ovale, l'organizzazione dell'albero ovale rafforza la capacità offensiva e difensiva di chi possiede, ma non ha un fiato di fuori del regno dell'ovale. Ottimo. Parole incise si fondono qui, abbandono il primo brandello del mio corpo. Ok. Servono due, da come ho capito, vero? Ok.
importante era arrivare qui.